quanti i genitori del secondo Banzini. Molti mi conoscono, molti non mi conoscono. Io sono soltanto la portavoce di quello che è il lavoro di tutte le insegnanti di questo magnifico istituto. Hanno scelto che fossi io in qualche modo a rappresentarli perché sono un po' vecchiarella, cioè sto da tanto tempo in questa scuola, sono innamorata di questa scuola, so il valore di questa scuola. Siccome sono anche la coordinatrice del progetto annuale, che è sempre legato alla legalità, e nel quale sono confluite tutte le scuole del secondo Banzini, Salvati, Banzini, Fratte e Seminario, realizzando quest'anno anche moltissime occasioni di incontro con i genitori. Abbiamo fatto varie manifestazioni, non una soltanto, e devo dire con successo. Questa è la conclusiva e spero che diciamo sia un po' il fiore all'occhiello di tutta quella che è stata l'opera dei docenti, dei collaboratori e soprattutto gli interpreti principali, che sono i nostri ragazzi, che tanto impegno mettono e tante soddisfazioni danno un po' a tutti quanti, se consideriamo che la nostra scuola fra l'altro ha delle difficoltà superate in maniera egregia da tutti i docenti. Sapete benissimo che nelle nostre scuole si fa tutto, non voglio sviolinare, ma si fa tutto e bene, tutte le discipline vengono svolte con grande impegno e alla fine quando noi veniamo a concludere un anno scolastico con questo tipo di rappresentazioni, un po' portiamo dentro tutto quello che è stato il lavoro di un intero anno. Andiamo adesso al particolare. Stasera sono gli alunni di quinta che ci salutano. La quinta è sempre una classe particolare. È un momento di rottura con quella che è stata l'infanzia, con quella che è stato il momento di crescita dei bambini che abbiamo affidato piccoli piccoli ai docenti e che dopo 5 anni, con un percorso parallelo alla famiglia, finalmente sono maturi, sono autonomi e hanno già delle idee molto chiare su quello che sarà il loro avvenire. E infatti il lavoro delle docenti della quinta di Salvati, mi voglio riferire proprio a quello che mi hanno detto loro di dire. In genere io vado a braccio, però siccome adesso devo essere portavoce di tutte le loro apprensioni, vi do anche i particolari. Allora, è un programma molto articolato questo di stasera, per cui io adesso mi annoio un pochettino, vi faccio un paio di raccomandazioni, poi mi tolgo definitivamente dai piedi, magari solo per i saluti alle maestre poi alla fine, e mi metterò in mezzo a voi per vederlo, perché vale la pena di seguire passo passo tutto quello che è il programma della serata, che è ricchissimo e che prevede innanzitutto recitazione, canto, ballo, ma mi soffermerei anche sul discorso della mimica. I vostri ragazzi, perché vi posso chiamare già così oggi, mimeranno sensazioni, emozioni, stati d'animo. Sentite, vogliamo dire che è una cosa estremamente complessa. Tutti possono ballare, tutti possono recitare e non solo. Ma mimare le proprie emozioni è qualcosa che le loro docenti hanno permesso agli alunni, che in questa maniera interpretano proprio se stessi, e questo è un momento fondamentale di crescita. Considerando che nella linea generale del nostro progetto, che da anni perpetuiamo e che rimarrà sempre la legalità, perché in una situazione di multietnia, qual è quella che oggi ci troviamo a vivere, se non impariamo le regole base, se non riscopriamo i valori, stiamo perdendo tempo, ed è quello che affidiamo ai nostri ragazzi. È importante riscoprire se stessi, quindi sarà un percorso articolato stasera che ci godremo tutti quanti nelle sedie. Vi raccomando solo, abbiate le mani un pochettino allenate, perché come dico sempre quando presento le manifestazioni, dovete venire allenati, perché le mani devono essere molto attive, perché i ragazzi che stanno lì, non avete idea di un vostro applauso, di un vostro momento di incoraggiamento, quanto sono gratificati. Sono tanti, sono più di 40, e questo già può far capire che tipo di armonia si è creata tra i docenti e gli alunni e tra gli alunni stessi. Quindi questo loro trasmettere quello che loro erano
come sono diventati, attraverso le espressioni sarà anche tirar fuori quello che il loro animo è maturato in questo percorso lunghissimo di 5 anni. Poi si abbandoneranno ai loro ricordi e come sarà sfogliare un album di fotografie dove ogni foto sarà un evento e le loro emozioni verranno fuori anche per voi. Poi riepilogheranno, io sono, io quello che vorrò diventare, perché è giusto che oggi si proiettino verso il loro futuro, devono assolutamente guardare. Si collegheranno anche a Pino Daniele, che loro hanno cominciato a preparare quando era in vita, ahimè ora non è più con noi, ma il suo messaggio rimane valido. E quindi tra messaggi sociali e metafora, un tuffo delle difficoltà di oggi.